Si è conclusa con l'apertura dello scrigno la mostra La città di Arezzo, simboli e icone, organizzata all'interno del Palazzo della Fraternità dei Laici. Così Gabriele Veneri, imprenditore orafo, racconta la fine di un bellissimo progetto che ha visto Arezzo protagonista di un video realizzato da una nota marca di gioielli. Arezzo nei suoi angoli più belli, nelle sue più importanti risorse culturali, tradotto in gioielli. I visitatori della mostra dovevano fare un'offerta per aggiudicarsi i gioielli realizzati dagli alunni dell'Istituto Margaritone di Arezzo e il denaro poi sarebbe stato devoluto alla scuola. Un progetto voluto fortemente dall'azienda Semar, che vede alla guida Gabriele Veneri in collaborazione con la sezione Orafi dell'Istituto Margaritone di Arezzo. Soddisfatte tutte le aspettative, afferma Veneri in un post su Facebook, a coronare l'impegnativo lavoro degli studenti e dei professori, il conteggio delle offerte, che è arrivato a 3.800 euro da destinare alla scuola Orafa Margaritone per l'acquisto di nuove attrezzature. Siamo fiduciosi, considerando il successo e la bellezza dei lavori, prosegue Veneri, su una generazione di nuovi orafi. Ringraziamo tutti coloro che hanno fatto parte di questa iniziativa, che hanno visitato la mostra e lasciato offerte per acquistare questi bellissimi gioielli, frutto della creatività degli orafi del futuro.